Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video ragazzi. Oggi vi spiego come aumentare gli FPS, boostare gli FPS su Fortnite risolvendo alcune impostazioni grafiche, soprattutto modificando tantissimi dati e comandi nella sua cartella. Iniziamo prima ad andare nelle impostazioni di Epic Games per risolvere questo problema di grafica. Quindi andiamo un attimo sul nostro profilo, impostazioni, scendiamo fino a giù su Fortnite, Additional Command Line Arguments, questo qua. Cade qua sopra, dobbiamo mettere il comando che vi ho lasciato in descrizione. Quindi prendete quel comando, eccolo qua, fate copia e inseritelo qua. E poi aprite Fortnite. Ora andiamo un attimo nella cartella di Fortnite per risolvere un altro errore riguardo sempre ai problemi di apertura grafica e soprattutto anche all'ottimizzazione dello schermo intero. Quindi un attimo che andiamo sui tre puntini, gestisci, cartella, questa qua. Andiamo un attimo su Fortnite Game, Binaries, Win64, scendiamo fino a giù, fino a trovare questi quattro Fortnite Client più il Fortnite Launcher. Mostra altre opzioni, proprietà, compatibilità, disabilita ottimizzazione schermo intero, modifica impostazione DPI elevati, esegui l'override del comportamento di ridimensionamento DPI elevati, applicazione, fate ok. Lo stesso lo fate su tutti i client e il Fortnite Launcher. Facciamo applica. Una volta fatto, ragazzi, riavviate il PC e ritorniamo un attimo su, sempre su Windows. Facciamo così: tasto Windows più R, ma eccolo qua. Perfetto, local updato, perfetto. Andiamo un attimo su Fortnite Game, config, Windows Client, Game User Settings. Qui ci saranno tantissimi dati da modificare, quindi scendiamo un po' giù fino a trovare Be Motion Blue. Secondo me a voi ci sarà True, quindi mettete tutto falso, quindi fate così, oppure lo scrivete in Go. Scendiamo fino a giù, fino a trovare questo tipo di risoluzione riguardo alla Scaled Groups, soluzione, la distanza, l'antialiasing, shadow quality, tutto. Mettete tutto su zero. Tutto su zero. Poi, frame rate limit. A voi qui ci sarà qualche numero. Io ho messo zero. Mettetelo pure voi questo zero. Una volta fatto, ragazzi, andiamo un attimo su Fortnite. Mi raccomando, una volta fatto, ragazzi, dovete salvare questo documento. Quindi salvate questo documento. Salviamo tutto. E poi entriamo un attimo nel gioco per farvi vedere delle impostazioni grafiche migliori per aumentare gli FPS. Quindi, ragazzi, andiamo un attimo sulle impostazioni riguardo alla risoluzione 3D. Se noi abbassiamo tutta la grafica e mettiamo risoluzione 3D 71-75%, vediamo Fortnite più o meno bene, ok? Quindi, invece, se la modalità di rendering DirectX 11 e mettiamo prestazioni qualità grafiche inferiore, poi dovete riavviare Fortnite, ridurrà tutti gli effetti, ma proprio tutto. Vi toglierà anche l'antialiasing, quindi vedrete Fortnite una vera merda, ve lo dico, una vera merda, però ci aiuterà la risoluzione 3D a risolvere questo fatto della grafica. Quello che vi consiglio io, ragazzi, riguardo allo schermo intero, se avete problemi, giocate a 1280x720, ho dovuto metterlo a 1920x1080. Se voi giocate a 720, aumentate la risoluzione 3D a 100%. Io adesso la metto a 50% perché vedo benissimo Fortnite e ho dovuto ridurre tutti gli effetti.
Quindi ragazzi, grazie a tutti per questa visione, e se il video vi è stato utilissimo io vi consiglio di lasciare un like, iscrivervi al canale. Se avete altri problemi riguardo alla grafica, risoluzione 3D e soprattutto come boostare gli FPS, chiedete a me. Ci ho fatto anche altri tutorial su Fortnite, quindi ragazzi, grazie a tutti per questa visione, noi ci vediamo ad un prossimo tutorial.